Adriano, raccontami la tua storia. Che ci fai in America? Come è iniziata la tua avventura? Da Napoli alla Silicon Valley. La Napoli con furore. Guarda, allora, io mi ricordo quando ero bambino a 9 anni, successe che cadde il muro di Berlino e fu un po' l'evento che mise in moto un po' di riflessioni. Io andai a scuola e mi resi conto che gli altri bambini non avevano sentito questa cosa. E quindi dissi, ah, dobbiamo fare qualcosa. Quindi creai questo giornalino che scrissi e disegnai, che si chiamava il giornalino di Berlino. E il giorno dopo lo vendetti ai miei amici e fu un grande successo. E quindi così è un po' cominciata per gioco il mio percorso di imprenditore. Poi la prima cosa, diciamo, tra virgolette, seria è stata Café Babel quando avevo 18 anni, un giornale europeo con l'idea di creare un'opinione pubblica europea, quindi tradotto interamente in 6 lingue. Quindi questo è stato un po' il primo vero traguardo, che oggi esiste ancora dopo 14 anni, con delle redazioni in più di 30 città in Europa. E quindi dopo questa bella esperienza molto europea, con trasferimento a Parigi, quindi che è stata, la Francia è stata un po' la mia prima terra di adozione. Dopo un po' mi sono cominciato a volgere oltre Atlantico ed è in quel momento che ho praticamente fatto domanda per Stanford e quindi sono arrivato qua. Ma quindi tu nasci anche prima giornalista di Startupper. Sì, io ho avuto diverse esperienze brevi da giornalista in Francia, soprattutto con Le Figaro, Curia Internazionale, altri, però diciamo mi sono molto presto trovato un po' alle strette, nel senso che l'innovazione purtroppo nelle redazioni è sempre. Pronto? Ti ho Sì, mi perso. senti? Sì, no, ho perso l'ultima frase. Ti sei trovato alle Ok. strette? Allora, ho cominciato come giornalista lavorando per Le Figaro in Francia, però mi sono trovato un po' alle strette perché l'innovazione, diciamo, è sempre difficile nelle redazioni. E poi volevo continuare Café Babel a professionalizzarlo, quindi questo ti stiamo parlando del 2002, quando decido di mollare tutto, di mollare la mia, tra virgolette, carriera da giornalista più tradizionale. E qui mi sono buttato nell'avventura di Café Babel. E poi quindi è arrivato in America e hai fatto un master sostanzialmente. Allora, sì, quindi questo stiamo parlando del 2010. Ho fatto una, praticamente si chiama Knight Fellowship, scritto Knight Fellowship a Stanford. Praticamente si tratta di un programma. Noi praticamente siamo. Cioè eravamo ricercatori e quindi Stanford seleziona 20 ricercatori da tutto il mondo che hanno esperienza nel mondo giornalistico per portarli in Silicon Valley e passare 10 mesi a fare esperimenti nell'ambito del giornalismo. Quindi nel mio caso ho creato diverse app, ho fatto diversi progetti, poi ci sono tanti eventi che loro organizzano, sono 10 mesi fantastici, nei quali tra l'altro c'è anche accesso, anche se siamo ricercatori, abbiamo anche la carta da studente, quindi possiamo avere accesso ai corsi MBA, eccetera. In quei 10 mesi è nato WhatsApp, o è No, arrivato dopo? allora no, in quei 10 mesi è nato, diciamo, la voglia di fare una startup, questo sicuramente. E quindi ho cominciato come imprenditore in residence, si chiama, in un incubatore di startup che si chiama StarTex, che è proprio quello di Stanford. E quindi lì, imprenditore in residenza, praticamente servivo da mentore per i YUGL che creavano la loro startup per la prima volta. E niente, poi mi è venuta la voglia pure a me. E stiamo parlando questo del 2012, e nel 2012, quando ho avuto questa idea praticamente di tornare a questa mia passione un poco per il videogiornalismo, che poi ho cominciato tutto guardando quel primo telegiornale nel lontano Mondo virtuale. 1989,
Esatto, e quindi con l'idea di reinventare il concetto di telegiornale, quindi praticamente con un approccio multicanale e personalizzato, tu scegli quali sono i tuoi canali che ti interessano e l'orario, il tuo telegiornale, il tuo TG, e noi ogni giorno te lo mandiamo con tutti gli ultimi servizi da diverse emittenti. Quindi, ma tu puoi scegliere, cioè l'utente può scegliere i canali, gli argomenti, diciamo, le categorie, chiaramente perché non conosci gli articoli, le notizie prima. Esatto, quindi tu scegli tutti i canali che più ti interessano. In Italia funziona basato su canali, in America abbiamo anche poi delle tecniche un po' più sofisticate in inglese, in lingua inglese, per cui scegli le categorie. In Italia sono i canali, e qui tu c'hai il menu di sinistra, te lo apri e ti scegli tutti i tuoi canali. In Italia ce ne sono pochi, però è già una bella esperienza, cioè abbiamo TG La 7, quelli che sono disponibili su YouTube. Poi invece in America abbiamo anche degli accordi diversi con diverse emittenti. Quindi in effetti fai con i video quello che si fa con i blog, con i feed per le news. Sì, quello che fa, diciamo, che fanno app tipo Flipboard, per esempio, e noi però lo facciamo per i video. E questo ad oggi, mi sembra da poco, insomma, da pochi mesi, la tua hai ricevuto un grosso finanziamento, insomma, un importante finanziamento. Abbiamo Qual è stata fatto la. un seed round di 1 milione di dollari e c'è stato tra i partecipanti l'Università di Stanford, Microsoft, si è aggiunto a breve anche Turner Broadcasting, che sarebbe la società madre di CNN, e poi diversi angel investors, tra cui Ned Lamont, Gordon Krowitz, gente che comunque ha navigato molto nel mondo proprio delle news, delle notizie, il che è ottimo per noi perché ci permette di avere diciamo, delle radici più nel questo ecosistema qua. Beh, quindi la passione sta diventando una vera impresa. Sì, è un'impresa, una startup piccolina ancora, e siamo in 5 praticamente full time con poi alcune collaborazioni di sviluppatori, designer che ci danno una mano, Ma il e fondatore sei siamo solo sempre tu? alla ricerca. Io sono il cofondatore CEO, e poi c'è un cofondatore che è CTO, cioè, che è americano, e che lui si occupa più della parte tecnica. Senti, come vedi Napoli da laggiù? Con nostalgia, con voglia di tornare un giorno, spero prima della pensione, e cerchiamo qua di tenerci strette quel po' di limoncello che ci viene mandato, quella pastiera che cerchiamo di fare con gli ingredienti sbagliati che non si trovano. Ho Allora, ultimamente fatto il casatiello a Pasqua. guarda, ultimamente, insomma, qui c'è molto fermento a Napoli, anche io in prima persona sto facendo delle iniziative, quindi appena vieni magari mi piacerebbe averti, insomma, ospite per far raccontare dal vivo ai ragazzi, insomma, che cosa vuol dire fare una startup in America. Sì. Bene. In bocca al lupo per le tue cose e speriamo di sentirci e vederci al più presto.